Bella a tutti ragazzi, sono Amir, bentornati su Gameplay Channel e su Super Market Simulator. Allora ragazzi, siamo pronti ad aprire subito il locale. Io ho fatto un po' di giorni off camera, come vedete, perché siamo infatti ormai alla fine del livello 79, quindi diciamo che ormai ci siamo per quanto riguarda le ultime licenze. Devo dire che allora il locale è andato bene questi giorni che ho fatto off camera. Ho sempre fatto 137-132 clienti, più o meno giù di lì, senza mai particolari problemi per quanto riguarda appunto il discorso diciamo così degli oggetti non trovati piuttosto che prodotti troppo cari. Non ho avuto nessun problema, quindi speriamo che anche quest'oggi vada così, in modo da insomma guadagnare un bel po' di esperienza. Allora vediamo se c'è qualcosa di interessante online. Subito un 155, direi che ce lo facciamo assolutamente. Una cosa, ho aggiunto le luci, giustamente me l'avete fatto notare, mi ero scordato l'altra volta, le ho messe veramente a cacchio ste luci. Vabbè, comunque ho aggiunto le luci nella nuova sezione dove mancavano, per l'appunto, così almeno è tutto completamente illuminato anche lì. Quindi direi che niente, ci facciamo il nostro ordinuccio online, per l'appunto, vediamo come andrà la giornata di oggi e speriamo insomma di aumentare velocemente il livello, così da riuscire per l'appunto a sbloccare le ultime licenze che ci mancano, perché in realtà a livello 81 ne avremo per l'appunto altre 3, se non erro, 3 o 4, non mi ricordo. E poi l'ultima licenza invece, che ce n'è solo una, sarà appunto a livello 91. Però vabbè, ormai ho trovato, diciamo così, la mia tecnica per poter fare livelli, diciamo così, anche avendo pochissimo tempo a disposizione. Nel senso che, come vi dicevo, semplicemente io compro le cose la mattina, riempio per bene tutto il magazzino, tutto il supermercato, poi apro il negozio e diciamo mi faccio le mie cose in casa, le cose che devo fare. Nel frattempo il gioco procede da solo. Chiaramente non faccio ordini online, però questo mi permette quantomeno di riuscire, diciamo, ad andare avanti con i livelli, perché sennò veramente ragazzi non era pensabile riuscire ad arrivare a livello 81 e poi a livello 91, insomma, in breve tempo. Non sarebbe per me quantomeno veramente stato possibile. Quindi, avendo trovato, diciamo così, questo escamotage, riesco a probabilmente vedere appunto tutte le licenze che mancano prima dell'aggiornamento del gioco, sperando che ovviamente poi lo sviluppatore tenga fede ai suoi impegni, come ha già anticipato, e che effettivamente ci faccia questo caspita d'aggiornamento intorno a metà aprile, che ormai ci siamo, perché parlava, se non ricordo male, cos'è, del 19-20 giù di lì, quindi insomma mancano praticamente 10 giorni ormai, quindi speriamo che effettivamente sia così. Allora, quindi prendiamo quale ultime cose, tutte le volte mi passano in parte. Pardon, ho preso quella sbagliata. Perfetto, mi manca una bottigliozza di vino. Tac. Cibo per gatti. Tac. Perfetto, caffè e libro. Quindi il libro ce l'abbiamo di qua e un caffèuccio ce l'abbiamo di qua. Buono, dai, altro ordine fatto. Come vedete ragazzi, nonostante ho fatto appunto questi giorni off camera, sì, siamo a 34.000, però vabbè, come al solito non abbiamo mai guadagnato chissà quanto. Calcolate che la prossima licenza comunque ci costa intorno ai 30.000, mi sembra, qualcosa del genere, quindi anche quella sarà una bella botta. E però vabbè, niente, cercheremo comunque di fare tutto. Allora sicuramente la licenza, quando arrivo a livello 81, me la potrò appunto comprare, perché se non erro costa 31.000, quindi non dovremmo avere grossi problemi da quel punto di vista. Per quanto riguarda invece tutto il resto, e lì sarà un casino, soprattutto le espansioni. Sì, che poi io ho sbagliato, me l'avete anche detto nei commenti, le ultime non costano giustamente 1.000.000 passa, ma 160.000, una roba così, insomma, che comunque è una gran bella botta. Anche 160.000 effettivamente non è che sia poco da accumulare in questo gioco, però vedremo. Come detto, a me interessava più che altro il discorso delle licenze, poi vabbè tutto il resto vedremo anche appunto nell'aggiornamento alla fine cosa avrà cambiato, perché secondo me avrà cambiato anche tante altre cose a livello di prezzi e quant'altro, quindi ribadisco, abbastanza inutile
puntare adesso sul fare tutte le espansioni quanto più sullo sbloccare le licenze, che è una cosa che sinceramente mi interessava di più. Bene, dai, altro ordine fatto, perfetto. Io devo sempre tenere d'occhio la candeggina, perché comunque l'ho mantenuta in saldo, perché effettivamente la vendiamo bene, e devo dire che cacchio, sì, adesso poi la dovrò riempire. Anche lasciando andare avanti il gioco da solo, diciamo, non ho mai avuto problemi di restare senza candeggina, anche perché comunque, come detto, ce n'è talmente tanta sul pallet che fondamentalmente non rimani mai senza, ecco, è veramente veramente impossibile rimanere senza, dato che ce ne stanno comunque più, cos'è, un'ottantina se non ricordo male, per cui diciamo che non si corre questo rischio. Allora prendiamo questo, prendiamo lo sugar, perfetto, devo prendere l'altro ammorbidente che sta di qua, perfetto, poi tutta roba che ho di là, sì, a parte il vino che ce l'ho di qua, benissimo. Il libro che ce l'ho di qua, poi i cereali, fustozzo di birra e il caffè, perfetto, buona, well done. Ok, abbiamo anche evaso questo ordine, quindi siamo a posto. Io mi ero tenuto già fuori ovviamente un paio di scatoloni in più, appunto di candeggina, così da poterla rimpiazzare in caso di bisogno, così almeno i miei riescono a fare magari qualcos'altro, quindi facciamo così. Perfetto, e questa la possiamo anche tirare via. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro ordine un pochettino consistente, così da farci fare altri soldini. 151, direi che ci piace assolutamente. Quindi prendiamo olio, che ce l'abbiamo già qua, carta igienica ce l'ho già di qua, perfetto, poi tutta roba che ho invece di là. Bene, quindi questo, la pizza, dove sta la pizza? Questa qua, ottimo, questo qua, perfetto, le patatine, queste qua, sushi piccolo, ok, qual è che è il parmigiano? È questo, i salatini al prosciutto ce li ho qua, ottimo, poi birra, insomma le solite cose. Allora, birrozza, perfetto, poi cosa abbiamo ancora? Prosciutto crudo e moussaka, che ce l'abbiamo tutto di qua, quindi tac, benissimo, una mozzarellina, tac, ottimo. Dove sta la farina, che me la scordo sempre? Allora, farina, miele, che mi sta di qua, shampoo, che sta di qua, e poi in ultimo il tè nero, perfetto, perfetto, ok. Bene, bene, dai, anche quest'altro ordine l'abbiamo evaso, ottimo, e siamo a livello 80, ragazzi, anzi siamo anche un po' di più del livello 80, perché siamo a un quarto, diciamo così, della barra del livello 80, quindi con la fine della giornata e con l'ordine che andrò a fare sicuramente arriveremo a più di metà del livello 80, per cui nel prossimo episodio sicuramente, ragazzi, sicuramente vediamo le nuove licenze. C'è da capire un attimo come organizzare il tutto, perché devo capire un momento come sono organizzati i prodotti, cioè che cosa andiamo effettivamente a sbloccare, perché sinceramente non mi ricordo, magari dopo ci guardiamo, così sappiamo già più o meno a cosa andiamo incontro e soprattutto se ho lo spazio per poter ospitare i nuovi prodotti. Di una licenza credo di sì, non penso ci siano grossi problemi, almeno perché cacchio sbaglio sempre tasto, almeno per la prima licenza, si vedrà poi per le altre, insomma, perché vabbè, mi sembra che andiamo a sbloccare anche noi prodotti da frigo, nel senso a livello di bibite, e quindi lì per le bibite invece sarà un po' più un casino, perché dovrò insomma fare un po' di posto per nuovi frigo, quindi vediamo un attimino come ci organizziamo. Allora, questi ormai sono gli ultimi clienti, io intanto ho finito il mio ordinuccio online, perfetto, per cui vediamo con la prossima licenza. La prima andiamo a sbloccare le torte, delle altre patatine, ok, patatine. Sì, crema al cioccolato spalmabile. Ah, ok, questa è sempre la crema, quindi ok, il posto ce l'ho. Un'altra Coca-Cola, perché sono lattine queste qua, quindi lattine di bibita e acqua in bottiglia, quindi abbiamo anche una nuova acqua. Ora, qua le lattine non so se poi mi andranno in frigo o che cosa, perché se mi vanno in frigo, vabbè, le lattine eventualmente le posso anche mettere qua sotto.
però mi ci stanno solo, cioè ho solo un ripiano fondamentalmente qua sotto, quindi anzi due, perché vabbè abbiamo questo qua e questo qua, però essendo confezioni da 6 sono confezioni piuttosto grosse. E quindi vediamo un attimo. L'altra acqua provvisoriamente la potrei mettere comunque qua sotto e quindi tenere, diciamo così, un solo ripiano per la nuova acqua, perché qua praticamente ne abbiamo 2, 1, 2, 3, 4, esatto, di queste qua, quindi mi avanza il ripiano sotto per la nuova acqua. La parte di torte ce l'abbiamo qua, quindi non abbiamo problemi. Posso vedere eventualmente per la crema quella al cioccolato spalmabile, che secondo me starebbe meglio qua dove c'è per l'appunto la, il burro d'arachidi, il miele, e ci potrebbe star bene appunto la crema spalmabile. Devo capire un attimo quindi se ridurre un attimino i ripiani o se mettere un altro scaffale, magari anche uno di quelli piccoli messi qua, e mettergli lì tutta la crema spalmabile, o se no mettere sale e pepe in un ripiano a parte piccolino e qua andare a mettere magari tutta la crema spalmabile. Adesso vediamo, eventualmente vediamo un attimo. Più sono le lattine che c'è da capire se vanno in frigo oppure no, perché se non vanno in frigo anche lì, dove cacchio le metto le lattine? Bella domanda, non ne ho veramente la più pallida idea. Vabbè, vedremo poi quando le sblocchiamo, ragazzi, perché una volta sbloccate capiamo un attimo dove mettere le cose. Però in linea teorica dovrei avere comunque tutto lo spazio che mi serve, quantomeno per la prima licenza. Poi per la seconda sicuramente dovremmo sistemare meglio gli scaffali e aggiungerne degli altri, perché di sicuro non mi ci stanno, però gli spazi ne abbiamo ancora, quindi problemi non ce ne sono. Allora, quest'oggi mi ha fatto 137 clienti con un cliente che ha trovato qualcosa troppo costoso, sarà il solito yogurt ovviamente, perché tanto ormai è sempre così, quindi mandiamo avanti veloce il tempo, a meno che i nostri magazzinieri possano sistemare, diciamo così, tutta la roba per l'appunto sugli scaffali. Tra l'altro io non avevo assunto il nuovo magazziniere, lo prendo così impiegano anche meno ad assumere, cioè a sistemare la roba con un magazziniere in più. Perfetto, poi andiamo a fare il solito ordine, vediamo, perché con il solito ordine dovrei arrivare praticamente quasi, anzi sicuramente più di metà del livello 80, quindi con la giornata che andremo a fare più l'ordine della mattina successiva ovviamente saremo senza problemi a livello 81, e quindi nel prossimo episodio sicuramente andiamo a sbloccare per l'appunto la nuova licenza. E poi ne abbiamo tutte le altre da sistemare, quindi insomma, allora non credo di riuscire a fare un nuovo ingrandimento, perché comunque le licenze costano, perché costano tutte 30 e passa mila ogni singola licenza, e l'ingrandimento prossimo costa un sacco, perché mi sembra che costa sui 50.000, quindi devo riuscire assolutamente a farci stare tutta la roba delle tre nuove licenze, tre o quattro quelle che siano, nel negozio che abbiamo attualmente a disposizione, perché ingrandirlo, come detto, per il momento eviterei, mi terrei i soldi per le licenze, perché ribadisco, quello che mi interessa fare adesso più che altro è un discorso di vedere tutti i vari prodotti che appunto ci sono all'interno del gioco, più che ingrandire ulteriormente il locale. Ok ragazzi, ordine fatto, 7.000 e passa, 7.006, quindi sbadabumf, sì, infatti siamo arrivati diciamo un po' meno di metà, pensavo di più sinceramente, invece no, cavolo, vabbè, comunque con la giornata di oggi più tutto l'ordine che si andrà a fare ovviamente arriveremo senza problemi a livello 81. Quindi io ho aperto subito il negozio, così almeno riusciamo a far arrivare subito i clienti. Ok, non vedevo dove cacchio stava l'ammorbidente questo qua. Perfetto, tanto i miei ormai hanno comunque sistemato tutto, quindi gli manca giusto due robe da sistemare che ho ordinato adesso, però niente di che, anche perché poi sono pure in tanti, quindi non dovrebbero avere grossi problemi. Allora, andiamo a mettere via queste che mettiamo qua, ok, ce ne stanno ancora, quindi lasciamole lì. Perfetto, i soliti fagiolines che sono qua, tac,
e quelli avanzati li mettiamo qui, e poi l'ultima scatola che è il whisky. Adesso andrò a ordinare comunque ancora un po' di roba, soprattutto per quanto riguarda la candeggina, che è il prodotto comunque in saldo, diciamo così. Quindi facciamo così: allora, candeggina, me ne ordini altre 4. Perfetto, che tanto la sistemo io direttamente. Poi vediamo di queste cose qua se c'è ancora qualcosa che manca, dato che i miei un po' di roba hanno sistemato, quindi sicuramente qualcosina ancora ci manca. Cartigini che va bene, magari potrei prendere il tonno. Posso prendere eventualmente uno di pollo, uno di patatine, un paio magari di formaggio. Qualcosina ancora la prendo, ragazzi, perché come detto, comunque i clienti sono sempre tanti, quindi bisogna sempre prendere qualcosina in più, altrimenti a fine giornata restate completamente senza, insomma. Per cui io faccio sempre un secondo giro quando i miei hanno sistemato le cose appunto del primo ordine, poi ne faccio un altro, così almeno finisco di prendermi le cose che mancano. Ok, quindi penne, posso prendere un altro zucchero, uno di questo. Secondo me ci sta anche uno di questo. I libri ne prendiamo già due e direi basta. Direi basta, perfetto. Così adesso ci avviciniamo. Se la miseria, tutta sta roba non ci sta, ma sei serio? Ma sì, vabbè, ci sono anche le 4 scatole di candeggina, quelle tanto le metto a posto direttamente. Per cui, olè, facciamo così da sotto, tac, perfetto. Queste le buttiamo già su, almeno siamo a posto. Prendiamo anche questa. Ok, anche questa la mettiamo su, ottimo. E adesso andiamo a sistemare giusto le ultime cose. Allora, questa è sempre candeggina, me la tengo qua, che tanto ci servirà per dopo. E questa idem, gliela buttiamo qua sopra, scusi, ok. Perfetto, poi queste qua le abbiamo qui, quindi andiamo a riempire quelle che ci stanno. E poi infine abbiamo l'ultima scatola, che è il solito zucchero. Ok, poi adesso vediamo un attimo se c'è eventualmente ancora qualche ordine online che possiamo fare, che insomma ci paghi bene soprattutto. Quindi vediamo un attimo dove cacchio sta. Supermarket online 168, buono, buono, buono questo. Allora, vabbè, dai, iniziamo a prendere il libro qua. Ok, e anche questo. Perfetto, poi le bibite, vuole queste, che palle. Ok, la bibita rosa, questa qua, che poi in realtà non è che sbaglio tasto, è che se premi il destro senza inquadrare effettivamente l'oggetto che vuoi prendere, ti butta giù la scatola e quindi ogni tanto mi scappa via il mouse, per cui vabbè, mi butta giù la scatola e mi tocca ripigliarla. Allora, questo, poi la mozzarella. Mi vuoi questi qua? Perfetto, Upollo, che è questo qua. Ottimo, andiamo a prendere questo, il gelato al cioccolato. E qua c'è ancora qualcosa? No, sì, succo di mela, anzi. Succo di mela, no, non succo d'arancia, succo di mela, grazie. Ok, poi il riso ce l'abbiamo qua. Perfetto, le penne ce l'abbiamo qua. Poi cibo per cani, e che cacchio mi incastro ovunque, ok? E in ultimo la farina, che è questa qua. Buona, perfetto, dai, 158 fatti, ottimo. Adesso sono già le 4:10. Vediamo quanti clienti faremo quest'oggi. Io, come al solito, sono sempre curioso a fine giornata di vedere quanti clienti poi effettivamente abbiamo fatto. C'ho sempre sta curiosità. Ok, no, di questa ne vuole due. E va bene, poi abbiamo un pane di questo, un pane di questo. Va bene, poi abbiamo no, dove cacchio sta? Allora, sapone dei piatti ce l'abbiamo qua, se mi fanno vedere qualcosa, grazie. L'altro sapone dei piatti è questo qua. Va bene, un po' di bibite. Ok, questa. Poi cos'è che c'è? Lo yogurt, un formaggio. Perfetto, l'altro formaggio. Perfetto. Le costine, eccole qua. Benissimo, niente, qua abbiamo solo le polpettine, qua di patate, e poi tutto il resto è dall'altra parte. Quindi aspettate che mo io devo ricordarmi adesso dove ho messo le cose, perché avendo cambiato la disposizione, ragazzi, purtroppo, no, non questa, questa. Avendo cambiato la disposizione, ogni tanto mi perdo via. Sono abituato ad andare dove andavo prima a prendere le cose, quindi. E quindi è sempre tutto un po' un casino. Ok, buttiamo giù, perfetto.
Andiamo a riempire un attimino un po' la candeggina anche. Ok, allora, finisco di mettere anche questa candeggina qua. Ormai sono quasi le 9 di sera, quindi vediamo come al solito gli ultimi clienti che arrivano e che dovranno poi smaltirsi, diciamo così. Vediamo quanto riusciamo a fare. 179, buono. Buono, buono così. Allora, questo qua, tac, poi è tutta roba che ho di là, quindi capesante, formaggio questo qua, la pizza, dove cacchio sta la pizza, quella là, benissimo, poi birretta, tac, il burro, no, dove cacchio sta qua il burro, burro qua, ok, l'altra pizza che è questa qua, abbiamo le costolette, moussaka, ne vuole due, perfetto, poi cos'è che c'è, succo d'arancia, ok. Mi vuoi il cibo per i cani, benissimo, poi il sapone dei piatti, questo qua, ok, il detergente che è questo qua, la coscia di pollo, bene, l'altro yogurtino, tac, e ok, e basta, poi le ultime cose sono tutte da questo lato, ok, no, che cacchio fa, ancora questo qua mi devi dare, oh là, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, perfetto, e anche questo ordine l'abbiamo fatto. Allora, c'è un po' di coda alle casse da quanto vedo, però vabbè, non è così eccessiva, quindi proviamo ad andare un attimo veloce il tempo, perché tanto adesso gente sicuro non entra più, dobbiamo semplicemente smaltire quella che c'è, quindi in questo caso aumentando il tempo non succedono diciamo problemi o bug, perché comunque il casino è quando la gente deve entrare, che se aumentate il tempo si ferma tutta qua davanti, vi entra in massa e poi non ce la fanno ovviamente i vostri operai a gestirla, mentre qua ormai il negozio è già chiuso perché sono già le 9, quindi non entra più nessuno, dobbiamo semplicemente smaltire diciamo quelli rimasti in negozio, quindi vediamo di smaltirli, così vediamo anche quanti ne abbiamo fatti quest'oggi, perché anche quest'oggi insomma il negozio mi sembrava bello pieno, quindi vediamo un attimo cosa abbiamo fatto. Anche la candeggina è andata via bene come al solito, dunque abbiamo fatto 143 clienti sto giro, ottimo, siamo tornati sopra i 140 clienti, quindi fantastico così, niente di negativo, quindi nessun prodotto non trovato, nessun prodotto troppo costoso, e siamo per l'appunto a 50.000 e siamo ormai a oltre la metà del livello 80, quindi sicuramente con l'ordine che faccio adesso andremo praticamente a livello 81, se non dovessimo raggiungerlo comunque, vabbè, tanto io cercherò di raggiungerlo comunque off camera, in modo che nel prossimo episodio andiamo diretti con appunto lo sbloccare la nuova licenza. Detto questo ragazzi, quindi io direi che posso concludere qua, come sempre vi invito a sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio di saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!